Giornata oggi non tanto bella, però ho visto che c'è comunque gente, quindi... No, qualche alpinista sarà lo stesso, perché le condizioni in alto non sono tanto favorevoli, ma... Però domani danno bello, quindi probabilmente... Sì, probabilmente ci sarà più gente, speriamo. E la, diciamo, l'andamento è cos'è? Più famiglie con bambini? Ma adesso più un po' più famiglie, sì, ah. Sì. E alpinisti da che parte? Italia? Sì, arrivano anche i francesi. E poi sì, sì, da altre parti del mondo? Ma giapponesi anche. E adesso quindi, iniziano anche i giapponesi a arrivare. Quindi vedete il mondo. Sì, poi qua c'è anche qualche russo. Sì, arrivano un po' dappertutto. E la verità è un segreto? Ne vedete anche in infradito o no? No, gli alpinisti no, non arrivano salgono con l'infradito. No, sono attrezzati, ma è giusto che sia così poi. Anche noi ci siamo attrezzati. Ecco, qualcuno che viene in vacanza, qualche turista, magari sale anche con l'infradito. Però lo sconsigliamo di uscire dalla stazione. Chiaro. Anzi, neanche andare sul terrazzo poi ecco. Su. O con i tacchi. O... Con i tacchi conviene di no. Ecco. Non era l'abbigliamento adatto. Comunque ci sono tutti i divieti di non andare sul ghiacciaio. Noi scappiamo perché la Skyway ci chiama. Grazie, ciao! Buona salita! Grenoble. Oui. Grenoble exprès pour monter sur le Mont Blanc. Exprès. Pas le Mont Blanc, on va faire la dent du géant. Dent du géant, donc vous dormez où ce soir? Au refuge Torino, c'est ça? Ah, donc on dormira ensemble. Ah, oui. Donc refuge Torino et après demain matin à quelle heure le réveil? On va se renseigner ce soir sur les petits déjeuners pour partir au plus tôt demain matin. Au plus tôt demain matin. Et c'est pour vous normal faire ces montées ou c'est la première fois que vous faites quelque chose d'un peu important? On a déjà fait, pas ici, mais on a déjà fait. Vous êtes un alpiniste finalement? Non, pas l'alpiniste, on aime la montagne. Abbiamo tre avventurosi su in montagna, cosa avete fatto di bello oggi? Siamo andati sul Monte Bianco. Sì. E abbiamo passato anche il confine e siamo andati fino a Francia. E hai avuto un po' paura, Pietro? No. Niente? No. Neanche quando sei salito sulla cabina via? Niente? No, niente. Sono l'R2. Però un pochettino sì quando sei salito. No, voi invece avete avuto paura? Sì, perché soffro di vertigini. Un po' patito. Quindi Pietro, quanti anni hai, Pietro? 7. E sei tu che hai fatto coraggio ai fratelloni? No. No? Gli hai detto fate come volete, io vado da solo, eh? E com'è, vi è piaciuto? Sì. Sì. Vous appelez? Samuel. Samuel? Et Stéphane. Et Stéphane. Samuel et Stéphane, ils font quoi ici aujourd'hui? Alors nous, on monte au refuge Torino pour faire l'ascension des aiguilles du diable demain. Ah, ça promet bien le nom, aiguilles du diable. Ouais. Oui. Au Mont Blanc du Tacur. Ah d'accord. Et il n'y avait pas les aiguilles du bon Dieu, il y a les aiguilles du diable. C'est pas nous qui avons donné le nom. Ok. Et donc c'est à niveau de, disons, d'équipement, je vois que vous avez des bâtons, un casque, de la corde, donc il faudra que vous accrochiez. C'est quelque chose déjà d'un niveau élevé comme technique. C'est considéré comme une des plus belles ascensions d'arête du massif du Mont Blanc. D'accord. C'est à 4000 mètres aussi, donc c'est une belle course. Voilà. Adesso vi abbiamo visto dall'alto, cosa avete fatto oggi? Allora, intenzione domani è quella di domani fare il dente. Dente del gigante. Dente del gigante. Pomeriggio abbiamo fatto un giro così, giusto alla base, di ricognizione. Siamo arrivati appena sopra il crepaccio. Sì. E mo siamo ritornati. E le impressioni quali sono? Beh, bellissimo, in volte è stata stupenda, dal vivo è ancora più bello. Sì? Avete avuto un po', diciamo, di fatica, un po' paura? Fatica no, l'avvicinamento. C'è un crepaccio che un po' preoccupa là, dovuto al caldo. È stata dura, oggi il Monte Bianco. Sì. Sfinito. Sfinitissimo. Sfinito, signora, lei dente del Dent du Géant
dal capisan, dov'è che è stata? Il dente del Jean? Jean. Okay. Ho fatto quello. Sì, allora, sì. Diciamolo, voi siete dei diversamente alpinisti. Ecco, hai detto proprio bene. Bene. Diversamente alpinisti. Spiegatemi un po', cosa fate voi a 3000, quasi 500 metri di altitudine con il Timberland, occhiali da sole, signora, cosa fa qua? Marito, ci riposiamo in è, lui, è un'idea sua, quindi è lui è che deve parlare. Sua. Scarica la colpa. Ditemi un po'. Dovevo portare a dormire nell'albergo più alto d'Italia. Che marito, cioè cose banali, dormire in un albergo, no. L'albergo più alto. Però domani andiamo anche giù, a dormire. Si va a Corbaiera, alle terme, anche via. Ma voi da dove venite? Da Lucca, dalla Toscana. Dalla Toscana, quindi perché starsene in Toscana? Appunto. Andiamo a dormire. Avevamo 3 giorni. Sul Monte Bianco. Sul Monte Bianco. E avete già dormito? No, è la prima notte, questa prima è la prima notte. C'è anche un motivo di nostalgia, perché noi a 18 anni abbiamo fatto la prima vacanza nel campeggio giù in Val Venì. Quindi è un amore nato già in Valle d'Aosta? Valle d'Aosta, sì, però. E questo quindi quando? Avevate 18 anni, quindi l'anno scorso, insomma. Sì. Più o meno, sì. Veronique, insomma, Rifugio Torino, quanti anni hai? 19. Questa scelta di lavorare in rifugio? Io sono la figlia di Armando e quindi vengo su ogni tanto a aiutare. Diciamo che sei un po' obbligata allora. Sì. Ma poi mi piace, quindi. Ti piace? Sì. Cos'è il bello di questo lavoro? Ma mi piace abbastanza tutto, quella gente è diversa. In che senso diversa? Gli alpinisti e tutta un'altra cosa. Ma stare giù. Per noi umani cosa vuol dire è diversa? Cioè sono persone più semplici? Sì, sono persone semplici, si accontentano di tutto, poi ci parli tranquillamente. Ah. E quanti anni è che lo fai? No, io sono 2 anni che vengo su. Ah, 2 anni? Quindi insomma. Cioè, ma vengo così ad aiutare. È una cosa strana che ti è successa in questi anni? Una richiesta particolare? Niente di che. Diciamo che gli alpinisti in realtà sono già molto concentrati. Sanno già dove vanno abbastanza, quasi tutti. Diciamo. Quasi tutti cosa vuol dire? Che qualcuno... non proprio tutti sanno dove si trovano e, sì. E quel che devono fare. E quindi poi c'è qualcuno che li guida, qualcuno qui in rifugio che sa dare... Sì, mio papà e anche mio cognato, essendo guida alpina, li sanno dare un po' di dritte. Pasta. Pasta? Pasta, facciamo pasta al pesto stasera. Pasta al pesto, Verone. Quindi adesso tu cuoci e l'acqua cuoce più lentamente o più velocemente qua? Qua più velocemente, quasi a 80 gradi qua bolle già. Ah, perfetto. Quindi ti va anche bene, fai prima? No, impiega di più a cuocere la pasta. Ah, d'accordo, certo. Sì. Ho visto dei panini, posso prenderne o per chi sono? Sono per dei piccini di mamma. Che partono presto al mattino, allora mi ha chiesto di preparare dei picnic da portare a piedi. Quindi per sono, il pranzo. Quindi per gli alpinisti che domani mattina sì. Quindi se ne partono alle 4, li ritirano la colazione e poi mangiano a pranzo. Però li trattate bene, ho visto che è una buona fontina, insomma. Abbastanza. Bene. Allora dopo domani chiederò come è andato il picnic preparato da Veronique. Va bene. La cena è pronta! Da dove vieni? Io vengo da Spagna, da Andalusia. Andalusia, sì. Dall'Andalusia in Valle d'Aosta. Andiamo intanto avanti. E come mai dall'Andalusia in Valle d'Aosta? Venimos en vuelo, un avión, ¿sí? De Málaga a Ginebra, ¿sí? Y hemos cruzado el túnel del Mont Blanc. Ah, ¿y adesso salite el Mont Blanc? ¿Para escalar el Mont Blanc? No. No. Quindi dormite qua e poi tornate a casa? Mañana queremos escalar. Mañana scalare. Claro, mañana queremos el Gran Cappuccino. Ah, il Gran Cappuccino, bene.
Tout le monde m'a dit que le diable c'est l'une des plus difficiles. Ah bon? Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Ah, il y a des choses plus difficiles, plus ici. Oui, vous dites. Le grand capucin, par exemple. Ah voilà, le grand capucin est encore plus difficile. Ouais, ouais. Mais quand même, déjà le diable, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, ouais. Ça me fait plaisir de faire ça avec un client parce que souvent on a beaucoup de demandes pour des choses faciles en montagne. Ouais. Alors peu difficile. Alors que là, il y a un client qui. C'est un peu l'aventure. Ouais. Et quelle est la question qu'il vous pose votre client? Est-ce que vous le voyez un peu tracassé, qu'il y a quelque chose qui l'inquiète? Il est prêt? Je crois, oui, oui, oui. Mais on se connaît depuis plusieurs années. Et puis c'est plus facile que si on a un client qu'on ne connaît pas. Oui. Là, il y a un peu des doutes et des. Il peut y avoir des mauvaises surprises, mais. En tout cas, moi, je vous vois comme si vous deviez partir pour une journée à la mer, à la plage. Vraiment, relax. Oui, on doit se lever un peu plus tôt. C'est 2h le matin pour finir le petit déjeuner. Alors, on ne se verra pas au petit déjeuner, je pense. Oui, on est là. On est là. Okay. Bon appétit. À plus. Et donc, vous, là, vous revenez déjà de quelque chose? Non, on va faire les aiguilles du diable demain. Ah, les aiguilles du diable. Et on m'a dit que c'est difficile. Ouais, moi j'ai dit que c'est facile, j'ai menti. Vas-y, dites. Oh, regardez de l'autre côté, c'est facile ou c'est difficile? C'est une belle course d'arête, mais c'est pas très très dur au niveau technique de grimpe. Mais tu grimpes avec les grosses chaussures, alors il faut quand même être un peu habitué à grimper. Ouais. Ok, parce que je vois lui qui commence à trembler. Il grimpe un peu bien, mais c'est très joli. C'est une des plus belles courses d'arête, je pense, des Alpes. Rocher beau, et tu fais plein de 4000, tu vois. Ouais. 5-4 000 en journée, c'est joli. Mais la plus belle, c'est Peutray quand même. La plus belle, c'est ? L'arête de Peutray. C'est encore plus belle. Ouais, l'arête, c'est magnifique. Et vous venez d'où précisément ? Suisse, Valais, Vaud. Et Valais où ? Valais, Verbier. Ah, Verbier, parfait. Donc vous êtes des hommes de montagne finalement. Déjà, vous vivez en montagne. On vit en montagne, ouais. C'est pas les mêmes qu'à Chamonix, mais c'est les montagnes. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, on fait hawaïen. Chanoine, albergatore di alta quota? Sì, possiamo dire così. Qui siamo nella zona check-in, possiamo chiamare così. Qua la reception, così. Dove arrivano tutti, dove li registro un po', dove vanno, cosa fanno. È importante sapere dove vanno, sì. Perché? Perché dopo se c'è un problema... Sì, qui li registro tutti, dove vanno, poi soprattutto per domani sera. Vedo un po' chi è rientrato, no? Ecco, dici un po', perché poi si ride, si raccontano le cose belle, però poi in realtà a te tocca anche, come dici, in serata capire cosa sta succedendo, perché se degli alpinisti sono partiti e non rientrano... Sì, sì, qua poi alla fine capita che qualcuno non rientra, allora prendiamo i numeri di telefono e proviamo a chiamare. Certo. Comincio a vedere il tempo che è passato, chiaro. Poi vedi già se sono già passate 12-13 ore, arriva 7-8 di sera, non ci sono, allora cominci magari a mettere in allerta la gendarmeria o il soccorso compostano. Chiaro. E diciamo invece, questa è diciamo, la parte un po' più, se vogliamo, difficile. È chiaro che per te però gestire un rifugio ci sono mille cose da pensare. La tua giornata, penso che noi vediamo la parte diciamo più di relazione col pubblico, però Armando in testa cosa ha? Tutta l'organizzazione. Sì, è parte... fare già il gruppo. Certo. Hai visto il gruppo delle ragazze che sono qua, i ragazzi. E... ho visto un gruppo di amici, ecco, in cucina, facciamo... di relax. Da fare un bel gruppo e poi... ognuno ha i suoi compiti, dal cuoco, la barista, al self-service, a chi controlla l'acqua, ecco. E poi la giornata inizia presto al mattino. Ecco, quindi vi dovete turnare, perché se ho capito bene mi hanno detto che ci tocca alzarci alle 2 perché avete i primi... Sì, le colazioni le facciamo alle 2, alle 4, alle 6. Ecco. Ecco, allora le prime colazioni per chi fa le vie più difficili iniziano alle 2, poi ci sono quelle delle 4 e poi le vie un po' più facili che sono qua nella zona cominciano, fanno colazione alle 6. Alle 6. Armando, sei guida alpina,
sei, diciamo, nel tuo habitat naturale. Mi dici che da 6 anni gestisci il rifugio? Da 6 anni siamo qua a Torino, da quando praticamente avevano iniziato i lavori per la Skyway. Allora ci siamo spostati perché io gestisco anche il Monzino, e allora adesso riusciamo a fare tutti e due. Ecco, allora po' Torino, po' Monzino. Logico che adesso a Torino c'è molto più lavoro che il Monzino. E la mia famiglia è quasi tutta occupata qua sul Torino. E infatti lì volevo venire, abbiamo conosciuto Veronique, tua figlia. Sì, Veronique adesso è su lei con me, poi ho Jean-Marc che lui viene su, anche lui mi dà il cambio praticamente ogni 10 giorni, viene su lui, poi c'è Fabienne e Denis che è mio... Aspetta, quanti figli hai? 5. Veramente? Sì. Bravo Armando, 5 figli? Sì. E tutti quindi appassionati di montagna, in qualche modo? Ma sì, in qualche modo sì, ecco, praticamente sì, perché un po' qua, un po' il Monzino, e poi abbiamo anche la gelateria Gio Morgé, allora siamo un po' divisi, è quello che meraviglia. Ho fatto 5 figli e adesso devo farli rendere, no? Comunque sono tutti appassionati di montagna, sono sportivi e mi danno una grossa mano. Ecco. Una storia, siamo già intanto qua. Siamo al vecchio rifugio Torino. Rifugio Torino, ecco, e poi dimmi un po', qui vediamo delle ma qui c'è stata racconta. Un po' la storia, adesso proprio io la storia bene non la so, comunque c'è stato anche Pertini, qua ci sono stati questi morti qua che sono arrivati sui i tedeschi, c'erano qua i nostri e quei buchi cosa quelle sono? Sono le mitragliate, c'erano ancora delle mitragliate che passavano anche con gli aerei, mitragliato il rifugio e via, cioè, il rifugio Torino Vecchio difatti sarebbe ha una storia da raccontare. C'è una storia, mi dicevo, del 1890, poi la funivia è stata fatta per la guerra, non per il turismo. Non per il turismo. Armando, ma ci pensi quanti alpinisti sono passati qua? Sì. Posso un attimo? Per me è un onore dormire qua. Pensare quanti pensieri hanno avuto mentre erano qua. Questo rifugio è di che anno? Del 1898. 1898? Sì, il vecchio rifugio Torino. Si può dire che i grandi alpinisti, quelli che non avevano l'attrezzatura che abbiamo noi oggi, hanno, diciamo, passato ore qua, magari immaginando cosa avrebbero fatto il giorno dopo e tutto quanto. Sì, quello è come adesso, però io penso sempre come, non so se hai visto giù sotto quando arrivavano su, c'è la stalla del mulo, arrivavano fino alla stalla del mulo col mulo, da lì venivano su tutta la cresta che abbiamo visto prima, a piedi, per poi partire a fare le... con l'attrezzatura di allora. Appunto, con l'attrezzatura di allora. State preparando già adesso tutta l'attrezzatura? Sì. Voi dove andate domani? Dente del gigante. Dente del gigante? Sì. Wow. Sì. Voi di dove siete? Di Catalunya. Catalunya? Sì, di Pirinei. Wow. Ah, benissimo, sì. Caspita. Mio lavoro qui è a Chamonix. Come guida? Sì. Ah, all'estate. L'estate, quindi accompagna i clienti normalmente da questa parte? Sì. All'Italia o alla Francia. Ah, benone. Sì. Andiamo a vedere se dormono. Avanti, prego. Allora, vediamo un po' se i nostri amici dalla Calabria stanno dormendo. Ancora no, siamo ancora tutti svegli. No. Ma cosa fate ancora svegli? Ci raccontiamo le ultime volontà. Le ultime volontà? Dai, una barzelletta davvero? No. Tu soffri di hai freddo alla testa? Ho preso un po' di freddo, ci tengo. E poi hai la pila frontale per andare a fare la pipì, immagino. Sì. Bravo, perfetto. Vediamo l'equipaggiamento. Tu invece? Io niente, la frego a lui. Bravo. Sperando che non se ne accorga. E qui tu sei equipaggiato, sì, di acqua. Sì, mi hanno messo qua sotto. Hai chiamato la moglie? La ragazza. Compagna, le hai detto sì. Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Che stai bene? Pronto a dormire? Pronto, oddio. Quasi.
Un po', bene. Qua vediamo un po' chi c'è. Questo è quello brutto. Quella cosa importante sono queste. Perché qua c'è il genio russatore, capito? Chi è che russa? Tutti. Uno e due. Quello sembra un trombone lui, scassato. Lui, in realtà lui se la mette per non sentirsi. Ah, per non sentirsi. Qua sotto c'è il contrabbasso. Fate un concerto? Stanotte è previsto un concerto qui da voi? Sei tu che russi? No. Ma no, ma per carità, ma si è mai detto? Sono le 2 del mattino e noi siamo pronti a filmare per voi cosa succede in questo rifugio. Perché lo sapete che i primi alpinisti partono adesso. Allora andiamo a vedere le colazioni e poi andiamo a vedere dove stanno per partire. Vous avez bien dormi? Relativement bien. J'ai coupé toujours. Oui, bien sûr. À la maison, c'est autre chose. On dit qu'en cabane, on dort pas, on passe la nuit. On passe la nuit, c'est voilà, différent. Et vous dormez c'est bien la nuit alors. On passe la nuit. Ça va? Vous êtes en pleine forme? Non. Quand même, oui. Dans une heure, on est en pleine forme. Ok, quand non. Vous êtes dans la nature. Dans la nature. Alors, comment vous sentez en ce harène d'ombre? Je suis bien entourée. Ah, ben, bien sûr. Vous êtes alpiniste depuis toujours? Non, depuis non. Peu de temps. Ah, peu de temps. Oui. Mais quand même, je veux dire, on voit que vous faites déjà quelque chose qui est assez important aujourd'hui. C'est quoi votre but? Faire un film. T'es arrivé en haut. Et là, c'est où le haut pour vous aujourd'hui? L'aiguille du diable. L'aiguille du diable, voilà. Le diable qui revient toujours. So where do you come from? I come from Norway. Norway? Yeah. From Norway to Italy just for go up where? Tonight we're going up on Arresto del Diablo. Okay. We come back once in a, not every year, but every second year. Yes? You it's like a beautiful it? Place to play. Okay. And you are a guide? No. No? You're a guide? No. No, but you are a good climber, I think. We consider ourselves capable. Okay. Have a good day. Questi alpinisti norvegesi che sono arrivati apposta dalla Norvegia per poter, diciamo, fare questa loro scalata sono partiti, sono le 3:20 del mattino, noi ci diamo appuntamento alla prossima partenza che è prevista per le 4. Le condizioni sono buone, non c'è vento, non fa troppo freddo, quindi insomma davvero buona fortuna a loro e noi siamo contenti di averli seguiti in questa partenza mattutina. Comment vous avez passé la nuit? Bien, mais oui. Les clients et les un peu malades. Ok. Pour l'altitude, c'est le premier jour. Puis, hier, on a monté une altitude. Il a passé pas une bonne nuit. Il n'a pas passé une bonne nuit? Non. Donc là, vous allez changer le programme? Ah oui, oui. On va descendre vers Chamonix aujourd'hui. Ok. Et demain, on verra. Ok, ok. Donc il faut quand même parfois en montagne savoir s'arrêter et refaire le programme. Oui, tout le temps. Tout le temps. Et ça, c'est important d'avoir un guide qui sache conseiller et guider le client. Oui, pour écouter la sensation du corps. La sensation du corps, ouais, c'est bon. Thank you.
questo grande gruppo che abbiamo visto, tu sei la guida di Courmayeur. La guida di Courmayeur, sì. Possiamo dire che sei uno di quelli che conosce meglio questo territorio. Possiamo proprio dirlo. Quindi sì. Sono fortunati i tuoi clienti che ti hanno scelto. Sì, diciamo di sì. Oggi sì. Qual è l'obiettivo della giornata? Oggi andiamo su a fare il dente del gigante, passando per un itinerario un po' inedito, non dalla via normale, ma proprio sul filo di spigolo che dà tra la versante ovest e il versante sud. È una via che si fa poche volte perché è una via di arrampicata, un po' più difficile rispetto alla via normale. Come livello di arrampicata qual è? Siamo sul quinto grado superiore, con qualche passaggio di sesto. Oh. Il sesto. E questo gliel'hai consigliato tu o sono i clienti che ti hanno chiesto questo? No, il cliente, ad esempio Paolo, mi aveva chiesto di fare il dente del gigante, però lui avendo delle capacità arrampicatorie abbastanza elevate, allora io gli ho proposto una gita diversa, invece certo. Che fare sempre la via normale, tirarsi su sulle corde di canapa, eccetera. Poi per di più la giornata è anche propizia perché non fa freddo, sì, non c'è vento, perché sì. Di solito lì fa sempre un freddo boia. E allora si può fare, non si può fare sempre tutto l'anno, tutti gli chiaro, anni. Chiaro. Perché a volte ci sono dei momenti che fa talmente freddo che sembra di essere praticamente in inverno. Questa puntata finisce, siamo contenti di avervi fatto conoscere il Rifugio Torino, grazie alla famiglia Chanoine che ci ha accolto in maniera eccezionale. L'appuntamento è sicuramente per un'altra avventura e nelle nostre montagne.